con la globalizzazione appunto ci avevano raccontato che sarebbe stato un mondo più libero, però proprio sul giardino di casa nostra in Ungheria sembrano tornati i tempi della Seconda Guerra Mondiale. Qui soltanto le merci girano libere e gli esseri umani no. Chi gira, ripeto, sono soltanto le merci. Tutto il mondo è globalizzato, ma è globalizzato soltanto per compratori e venditori, specialmente di armi. Io sono un rifugiato, arrestatemi. Cosa significa avere questo cartello oggi davanti all'ambasciata d'Ungheria? Vuol dire che siamo tutti migranti, siamo tutti esseri umani e che bisognerebbe smettere di parlare di italiani, di ungheresi e di tedeschi. Esiste solo una razza, è quella umana. Le persone che fuggono la guerra e la persecuzione non possono essere illegali, sono bisognose di tutela internazionale e l'Europa in questo momento sta semplicemente giocando con se stessa, con la sua propria credibilità, perché non sta affrontando questa crisi come dovrebbe affrontare, adottando misure più efficaci per affrontare, diciamo, questa crisi. Tra queste misure Amnesty ribadisce il fatto che c'è una reale esigenza di aprire canali sicuri e legali di accesso in Europa, in modo tale che queste persone possano non intraprendere viaggi pericolosi, ma soprattutto di garantire l'accoglienza di queste persone una volta che arrivano nel nostro continente e chiaramente anche la equa distribuzione di queste persone su tutto il territorio dell'Unione Europea. In questa Europa della libera circolazione delle merci diventa illegale la disperazione? Diventa illegale la disperazione e diventa illegale la possibilità per tante persone di trovare salvezza, la salvezza dalle guerre, dalle situazioni di violazione dei diritti umani. Un'Europa che è nata per abbattere i muri li sta ricostruendo, questo non va bene, non sono i migranti a dover andare fuori dall'Europa, ma sono persone come Orban e come tanti altri nazionalisti che vogliono ricostruire i muri e i fili spinati in questa Europa, che invece avrebbe bisogno di accoglienza, di diritti e di cittadinanza. In queste persone Dio è morto, perché però nelle persone buone, nelle persone che credono ancora nell'umanità e in certi valori, allora lì Dio c'è e noi siamo con queste persone, da parte di queste persone che hanno bisogno di noi, i nostri fratelli, sorelle.